Ciao ragazzi, ci troviamo a Bitonto e adesso siamo in pieno centro storico. Stanotte dormiremo in una dimora antica costruita direttamente sulle mura della via Appia che divideva in due Bitonto. Prego ragazzi, grazie chef, i ricci della Puglia. Finalmente è arrivata ora di cena. Che in Puglia è la nostra ora preferita perché si mangia troppo bene. Sembrerà strano, ma stiamo visitando il nostro bed and breakfast perché è un vero e proprio museo. Ragazzi, vi portiamo a vedere come si fanno le mozzarelle. Che qui a Bitonto sono buonissime. Questa è la lavorazione della mozzarella. Appena fatta. È buonissima. Vi aspettiamo a Bitonto. Noi mangiamo mozzarella e burratine. Madonna. Che spettacolo. Puglia per noi vuol dire anche taralli. E noi ne andiamo matti e adesso vi portiamo a curiosare in un forno. Ragazzi, appena sfornati, assaggiate. Grazie. Buonissimo. Troppo buono. Pavette e cicoria. Ed ecco qua i famosi bocconotti di Bitonto appena sfornati. Wow, che meraviglia. Eh sì, beh, un po' di invidia sicuramente l'avranno chi vede sto video anche perché i ragazzi qua mangeranno, è sicuro. Wow, mentre grazie. Voi vi aspetto, eh. Assaggiamo allora questa bontà. Uno spettacolo, ragazzi. Questa è l'antichissima cattedrale della città. E adesso entriamo a farvela vedere. Sotto la cattedrale di Bitonto è stata trovata una basilica risalente all'età paleocristiana, ricca di simboli religiosi, come per esempio questo grifone alle nostre spalle, e di catacombe.
Bitonto è la città per eccellenza degli ulivi e dell'olio d'oliva. Per questo motivo non può mancare una visita ad uno dei più antichi frantoi della città. Adesso assaggeremo l'oro giallo di Bitonto. Vado io. Vai. Buono? Buonissimo. Buono veramente. Fantastico. Thank you.